Trentino, Sud Tirol, Italia. Qui noi di Metzegasser trasformiamo la migliore frutta e verdura in confetture, insaporitori e semilavorati per famiglie, pasticcerie, hotel, ristoranti, gelaterie di tutto il mondo. Bontà, genuinità e rispetto per l'ambiente, questi sono gli ingredienti principali dei nostri prodotti. Scopriamoli insieme. Bene, ora andiamo a realizzare la prossima ricetta, che sarà la crostata di mandorle, ciliegie e Menzegasser. Andremo ad utilizzare la passata da forno e farcitura 50% di ciliegia. La prima preparazione che dobbiamo realizzare è la pasta frolla alle mandorle. Importantissimo, i primi due ingredienti che andremo a mettere in planetaria e mescolare delicatamente con un gancio saranno il burro e la farina. Susseguentemente andremo ad aggiungere uno alla volta tutti gli altri ingredienti. La nostra pasta frolla alle mandorle è ora pronta. Dopo aver riposato 4 ore l'abbiamo estratta dal frigorifero. Andiamo ora in sfogliatrice o con il mattarello, se preferite, quindi manualmente, a laminarla a circa 4 mm di spessore, rivestendo una tortiera per cottura. Siamo andati a riempire lo stampo in questa maniera, andiamo ora a fare la farcitura. Utilizzeremo il prodotto Menzegasser passata da forno e farcitura di ciliegia 50%. Andiamo a lavorare leggermente la nostra passata di ciliegia. Riempiamo una sac à poche usa e getta in questa maniera e andremo ora a riempire il nostro dolce. Cerchiamo di stendere la nostra passata di ciliegia Menzegasser in maniera omogenea, ricordando che questo prodotto ha un'ottima termostabilità, resiste in forno ed in cottura e questa è la parte fondamentale del nostro dolce. Passiamo ora alla finitura della nostra crostata di mandorle, ciliegie e Menzegasser. Prendiamo un pezzo di pasta, possiamo aiutarci anche con una spolverata o con un soffio di farina. Andiamo ad arrotolarlo in questa maniera, cercando di tirarlo dello spessore di 5 mm circa. Una volta fatto, lo andremo a deporre sulla superficie del nostro dolce in questa maniera. Andiamo quindi a tagliare le nostre parti in eccesso in questa maniera. La parte decorativa della nostra crostata di mandorle e ciliegie Menzegasser è finita. Ricordo ancora l'utilizzo di cordoni grossolani che daranno un aspetto più gradevole post cottura, soprattutto più rustico, e l'utilizzo di questa passata al 50% di frutta che è termostabile e resistente in forno. Andiamo ora a fare la nostra cottura. 160 gradi circa, 25-30 minuti. Bene, la cottura è terminata, andiamo ad estrarre dal forno la nostra crostata. La nostra crostata di ciliegie e mandorle Menzegasser è pronta, facciamola raffreddare e vediamo come servirla.